me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, de plus loin, de premier rendez-vous. Non obbedirò mai ad una legge che non ho potuto contribuire in alcun modo a formulare e rifiuterò l'autorità della corte che vuole farla rispettare. Se mi manderete in prigione per questo ci andrò, ma per nessun motivo accetterò di pagare multe o cauzioni. Ognuno di noi deve raccogliersi e distruggere in se stesso ciò per cui ritiene di dover distruggere gli altri. Convinciamoci che ogni atomo di odio che aggiungiamo al mondo lo rende ancora più inospitale. Mi hanno detto e ridetto che fu l'accumularsi di mutazioni casuali ad aver portato al cambiamento evolutivo, a nuove specie. E ci ho creduto, finché non ho guardato l'evidenza. La vita sulla Terra si esprime piuttosto con un verbo: vivere. Ripara, conserva, ricrea, si supera. Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre. Tre donne, una suffragista di inizi Novecento, una giovane ebrea deportata e morta ad Auschwitz e una biologa portatrice di un'innovativa visione scientifica. Nel corso del secolo hanno testimoniato un diverso modo di essere soggetti attivi nella vita sociale, nelle scelte politiche, nella relazione e nella costruzione di un mondo più umano, sostenibile e non violento. Le crescenti opportunità che le donne hanno conquistato per esprimersi ed agire hanno portato a modalità di azione politica e di gestione dei conflitti collettivi chiaramente connotate da una nuova e diversa sensibilità. Quelli che seguono sono solo alcuni esempi di figure, movimenti, azioni di donne in ambiti significativi, che si sono sviluppati in diverse parti del mondo sulla scia di una vera rivoluzione di mentalità e di cultura. Io sono Jane Addams. Lei è stata una donna straordinaria, americana dell'Illinois. Ha combattuto per tutta la vita per migliorare le condizioni dei lavoratori, per tutelare i minori, per difendere gli immigrati e naturalmente per restituire il giusto ruolo alle donne. E mica solo a parole. Lei era una di quelle che le cose che pensava poi le metteva in pratica. Si ispirava a Giuseppe Mazzini, uno di quei visionari che noi italiani consideriamo con troppa fretta un uomo del passato. Crede nella democrazia vera, sociale, nella vera uguaglianza che rispetta le diversità e fonda una delle prime case di assistenza, che erano centri culturali ma anche luoghi di vita in comune, dove si cercava di ridurre le differenze, di promuovere la convivenza e l'intrecciarsi delle culture. Ha combattuto tutta la vita per i diritti delle donne, cercando di far capire che la donna non può, non deve essere al servizio dell'uomo, né tantomeno pensata come una procreatrice. Rivendica alla donna ruoli che solo un secolo dopo sarebbero diventati di attualità: la cura, il benessere, la responsabilità. Poi scoppia la Prima Guerra Mondiale. E Jane si batte con tutto il cuore per far capire che la guerra è una terribile invenzione degli uomini, che solo i maschi potrebbero commettere un tale abominio. Jane è riconosciuta oggi come la madre del movimento pacifista internazionale.
Non ripeterò il gesto delle madri dell'antica Grecia, che armavano la mano dei figli ed erano fiere se quelli morivano in battaglia. Ho deciso di impedire con tutte le mie forze che si parta per la guerra. È un gesto semplice. È un non gesto. È restare seduti. Eppure diventa un momento di lotta, di ribellione, che dilaga da un atto così semplice, così mite, così non violento. No, non ti cedo il posto solo perché sei bianco. Rosa nasce in Alabama, non proprio il posto più accogliente per una persona di colore. Lei è una semplice sarta, ma fa politica fin da giovane, perché il colore della sua pelle in Alabama non le consentiva di dimenticare le ingiustizie quotidiane. Le leggi Jim Crow nel sud degli Stati Uniti segregavano i neri, li umiliavano, li cancellavano. Rosa, insieme a suo marito e migliaia di altri afroamericani, lottava da decenni per contrastare queste leggi assurde, finché quel primo dicembre del 55 Rosa decide di non cedere il suo posto sull'autobus e viene arrestata e processata. Processata, capite? Perché non aveva lasciato il suo posto ad un bianco. Per fortuna, tutta la comunità afroamericana si mobilitò e iniziò un lunghissimo sciopero. Per 381 giorni nessun nero prese un autobus a Montgomery. E figuratevi, erano il 75% dei passeggeri. Sembra una cosa normale, ma dietro a quel gesto così semplice c'erano stati anni di preparazione. Anni in cui Rosa studiava insieme agli altri afroamericani la non violenza, perché avevano capito che avrebbero attirato su di loro le simpatie dell'opinione pubblica solo attraverso una protesta ferma e determinata. Ma mite. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. I still have a dream. Le proteste contro le violenze rivolte verso la natura sono sempre più spesso guidate dalle donne, che talvolta hanno pagato con la vita le loro azioni. Berta Caceres è stata uccisa in Honduras nel 2016 per aver guidato la lotta degli indigeni Lenca contro la costruzione della diga di Agua Zarca. La protesta delle donne in nero, nate nel 1988 a Gerusalemme, nel cuore del conflitto medio orientale contro l'occupazione dei territori palestinesi, si è poi diffusa in altre zone di conflitto, dai Balcani all'Europa, al continente americano. Un collage di fotografie di diversi incontri internazionali delle donne in nero esprime visivamente il volto del femminismo non violento, attento alle diverse dimensioni della pace: antimilitarismo, non violenza, giustizia, sostenibilità. Thank you.
Avevo 26 anni quando ho stabilito il mio primo campo tra gli scimpanzé e non sapevo cosa avrei scoperto. Sono rimasta con loro armata di un binocolo e di un taccuino. E ho scoperto che noi uomini siamo proprio buffi. Sì, esatto. Siamo noi quelli buffi. Siamo convinti di essere solo noi quelli che pensano, che ragionano, che provano sentimenti. E invece no. Il mondo è pieno di esseri viventi, con una vita sociale, intellettuale e affettiva intensa. Gli scimpanzé poi sono proprio nostri simili. Non c'è una linea netta di divisione tra noi e loro. Sanno fabbricare utensili, hanno amicizie e antipatie, sanno risolvere i problemi e sanno fare squadra. E allora, perché l'uomo si ostina a vedersi il centro dell'universo? Non ha senso. Sull'Enciclopedia Britannica c'è scritto che io sono una scienziata che ha allargato le conoscenze del mondo in cui viviamo. Ma dai, quando vedi una scimpanzé che allatta suo figlio, non puoi non capire che siamo distanti un passo, che veniamo tutti dalla stessa radice. E questo ha delle conseguenze, perché l'uomo deve smetterla di credersi il padrone del mondo. Gli animali non sono oggetti da depredare, sono persone, proprio come noi. Guardate, è importante dirlo, perché capire vuol dire cambiare. Un giorno negli States avevo tenuto una conferenza in cui parlavo della personalità, dei sentimenti degli animali. Il giorno dopo mi venne a cercare un ragazzo che era tra il pubblico e mi ha portato i suoi due fucili. Mi ha detto che li avrebbe venduti, perché non avrebbe più potuto sparare a un animale. Basta aprire gli occhi. Cosa c'entra il DDT con una biologa marina? C'entra, c'entra. Cosa c'entrano i fitofarmaci con una ragazza che a 25 anni ha già due lauree, una in biologia e una in zoologia? Non ho avuto una vita facile, sempre a badare a qualcuno, sorelle, nipoti. Ho passato la vita a lottare contro uomini che non volevano riconoscermi loro pari, che non potevano pensare che una donna potesse occupare posizioni del genere. Eppure ce l'ho fatta. Ho insegnato alla John Hopkins. Ho scritto per decine di riviste. E il DDT? Il DDT è un insetticida. Veniva usato per ammazzare gli insetti che danneggiavano le colture. Sì, peccato che poi passasse agli uccelli, che mangiavano gli insetti. Poi nelle acque, poi nei fiumi e... Il DDT è stata la mia guerra. Quando ho scoperto quanti danni faceva alla natura, ho iniziato a scrivere un libro. Pensate, non era ancora uscito che già la Monsanto e le altre aziende che producevano il DDT mi davano battaglia. Dicevano che ero un'isterica, un'esaltata, che non ero qualificata. Pensate, ma si può. Che ero comunista. Se solo si fossero resi conto che tutto il mondo è collegato, che non puoi fare una cosa senza che ci siano relazioni con il resto della natura. Ma forse se ne rendevano conto. Ma si sa, il profitto, i soldi. E chi la guarda più la natura? L'hanno poi vietato. Il DDT, quando ormai io ero morta. Ma cosa importa? L'importante è continuare a lottare contro l'inquinamento, contro chi spreca, deturpa, sciupa la bellezza di questo mondo. Perché alla fine io non sono solo la donna del DDT. Ho cercato di comunicare la bellezza di questo mondo, la gioia infinita che questa creazione ci dà. Ma si sa,
il profitto, i soldi. E chi la guarda più? La natura. Voleranno, socchiuderanno al vento, al cielo, le ombre. In Africa nascono gruppi di mutuo aiuto e di resistenza, come quelli delle donne ruandesi dopo il genocidio Tutsi del 1994 e delle donne sudanesi per la pace. In Kenya, negli anni 90, si diffonde il movimento Green Belt, fondato da Wangari Maathai, per difendere la foresta. In America Latina nasce la rete delle donne Mujeres por la Paz, impegnate per l'uscita negoziata dal conflitto armato in Colombia. Vandana Shiva, straordinaria studiosa e attivista indiana, dagli anni 80 del Novecento è instancabile costruttrice di relazioni tra donne del sud e del nord del mondo, impegnate nella costruzione e valorizzazione di una civiltà contadina femminile. Sapete cos'è una vocazione? Come quando sentite dentro che c'è qualcosa che non potete tacere, che vi brucia se non lo dite, non potete stare zitti. E allora, sì, sono diventata una combattente. Ho studiato fisica nucleare e filosofia. Sì, va bene, ma alla fine sono diventata una combattente per difendere questa povera terra violentata, per impedire che la terra, che di tutti, venga sfruttata da pochi, per combattere chi vuole brevettare i semi. Ma ci pensate? Brevettare i semi, come dire che i fiori si costruiscono in fabbrica. Come si può stare fermi? Ma lo capite? Questa è la nostra terra, un bene che è di tutti e che viene sfruttato per far diventare ricchi pochi che sono già ricchi. Ma fosse solo questo, è che così si impoverisce, si inaridisce, scompare. Ho cominciato a vedere questa povera India, o meglio, l'India dei poveri, che diventava sempre più povera quando le multinazionali hanno cominciato a portarci semi OGM, quelli brevettati. Dico solo che li chiamavano i semi Terminator, perché sono programmati per nascere una volta sola. Così l'anno dopo li devi ricomprare. Come si può stare zitti? È sempre la stessa storia dei tempi di Cristoforo Colombo. I paesi ricchi che vogliono sfruttare quelli poveri. Prima lo facevano con le armi, ora con i brevetti e le leggi internazionali. Un ruolo importantissimo per contrastare la narrativa dominante fondata sul mito della potenza e del dominio è stato quello di studiose, scienziate, filosofe, educatrici che hanno proposto ed elaborato nuove visioni del mondo e nuove interpretazioni delle relazioni tra le persone e con la natura. Vous étiez venu m'atteindre, ici même, nous en souvenez-vous. À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire. C'est là que j'ai compris tout à coup. Je vais finir mon voyage. J'ai posé mes bagages
vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce que peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe ce que peut en dire, je suis venu à vous le dire. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.